Vediamo adesso cos'è la ricchezza vera. Secondo molte persone, la ricchezza vera non è altro che il denaro. Secondo altre persone, la ricchezza vera non è altro che la ricchezza spirituale. E allora chi è che ha ragione? Chi sostiene che sia il denaro o chi sostiene che è la ricchezza spirituale? La verità è che hanno ragione entrambe le persone. Secondo i miei studi ormai più che decennali su questi argomenti, denaro e ricchezza spirituale, quindi ricchezza materiale e ricchezza spirituale, non sono altro che due facce di una stessa medaglia. La stessa medaglia ha due diverse facce, una è materiale e una è spirituale. Perché? Probabilmente avrai già sentito, se fai un percorso spirituale, se hai letto qualcosa, di qualche maestro d'Oriente, tutto è uno, secondo molti, secondo praticamente tutti quanti quelli che fanno questo, percorso. Perché tutto è uno? In realtà questa è una grande verità che poi scopriremo essere reale, poi più tardi, sempre all'interno di questo video, te lo mostrerò graficamente. Comunque il principio, è che tutto è un'unica energia che vibra diversamente a seconda, della situazione. Poi tra breve ti ripeto, lo vedremo. Questi però sono principi che non sono stati inventati da qualche filosofo strano, contemporaneo del Novecento. In realtà questo principio per cui tutto è uno, tutto è un'unica energia, è presente addirittura nei Veda. Nell'induismo ci sono due diverse correnti di pensiero, una che si chiama Dvaita e un'altra che si chiama Advaita. Sono la dualità e la non dualità, la corrente di pensiero che sostiene che noi siamo duali, quindi siamo separati da Dio, e l'altra corrente, la Advaita, noi non siamo separati da Dio, noi siamo Dio. E allora chi è che ha ragione, Dvaita o Advaita? Secondo i miei studi, hanno ragione entrambe le correnti di pensiero, perché noi ad un certo livello all'interno della terza dimensione siamo nella dualità e quindi siamo separati da Dio. Quando siamo al di fuori della matrice, al di fuori della dualità, noi siamo tutt'uno con Dio. Quindi, poiché entrambe le realtà coesistono allo stesso momento, sono reali entrambi. Adesso non voglio entrare troppo nel filosofico, però tutto questo che cosa ci fa capire? Che spirito e materia in realtà sono la stessa cosa. Anche le più recenti ricerche sul come è formato, qual è la vera forma di un atomo, ci dimostrano, gli scienziati contemporanei ci dimostrano che un atomo è formato da un nucleo e da degli elettroni che gli navigano intorno. Ora, la distanza tra questo nucleo e questi elettroni, tanto per fare delle proporzioni, è come se mettessimo una moneta di un centesimo al centro della cattedrale di Notre Dame. Quindi immagina un pochino la distanza che ci può essere di spazio vuoto tra un elettrone che è sulla cima di Notre Dame e il nucleo che è al centro della cattedrale di Notre Dame. È una distanza enorme. E quindi si può dire che la massa densa, la massa materiale, in realtà è minima rispetto al vuoto che c'è tra elettroni e nucleo. Questo ci dimostra soltanto quanto in realtà la materia sia molto meno materiale e più energetica di quanto abbiamo creduto fin d'ora. Quindi adesso vediamo, sempre nell'ottica di comprendere perché il denaro, quindi la ricchezza materiale e la ricchezza spirituale sono le due facce della stessa medaglia, vediamo come l'energia sia uguale alla materia secondo gli studi di Greg Braden e te lo dimostro graficamente. Secondo Greg Braden, che è un ex scienziato della NASA che riprende poi anche altri studi di scienziati russi, tutto quanto l'universo è un'unica energia, come ti dicevo prima, che va da una vibrazione lenta e lunga, che è la vibrazione della paura, che possiamo immaginare come delle onde lente e lunghe, così, a una gamma di vibrazioni di onde che sono corte e veloci, che sono quelle lì dell'amore. Quello che ci interessa in questo momento innanzitutto è comprendere che tutta quanta l'energia dell'universo è un'unica energia che vibra in modi diversi, quindi che vanno dalla paura all'amore. E da questo poi, da questa concezione dell'universo e dell'energia, ci sono delle conseguenze pratiche molto interessanti. Innanzitutto immaginiamo che queste linee nere siano il nostro DNA. E il nostro DNA viene stimolato ogni volta che viene toccato da una di queste onde vibrazionali. Quindi in questo caso viene stimolato molto di meno nelle sue potenzialità
quando siamo in una frequenza vibratoria di onde lente e lunghe della paura, quando invece siamo nell'amore, nell'energia dell'amore, queste onde toccano, intersecano molto più spesso il nostro DNA, stimolandolo molto di più e stimolando quindi tutte quante le sue facoltà. Quindi tutte quante le facoltà nascoste creative che noi abbiamo naturalmente nel nostro DNA vengono stimolate quando noi siamo su una frequenza dell'amore. E questi sono concetti che comunque dimostrano scientificamente quello che poi, se stai facendo un percorso spirituale, già dovresti sapere. Un altro aspetto pratico molto interessante che deriva da questa cosa che ti ho appena disegnato è che quando parliamo di frequenze vibratorie, stiamo comunque parlando sempre di amore e di paura. Quindi parliamo sempre di, alla fin fine, di emozioni. In questo senso, noi possiamo comprendere come sia già dimostrato scientificamente che noi con le nostre emozioni, che derivano dai nostri pensieri, influenziamo la realtà circostante. Quindi tutta la realtà che vediamo intorno a noi è sempre influenzata dalle nostre stati d'animo, dalle nostre emozioni e dai nostri pensieri. Un terzo aspetto molto interessante ricollegato a questo e con questo, diciamo, chiudiamo il cerchio con quello che dicevamo inizialmente sui soldi, è che essendo tutta un'unica energia, anche il denaro, anche i soldi sono energia e quindi hanno un'essenza che è la stessa identica dei nostri pensieri, delle nostre emozioni. Quindi noi con i nostri pensieri e le nostre emozioni abbiamo assolutamente la facoltà di preparare il terreno intorno a noi per far sì che i soldi possano arrivare oppure per far sì che i soldi vengano respinti. Quindi un altro aspetto molto importante di tutto quello che stiamo dicendo, cioè diciamo il sunto di tutto quello che stiamo dicendo, è che noi dentro di noi c'è un centro creativo che influenza tutta quanta la realtà circostante. E questo viene molto espresso da un simbolo che poi è il logo del progetto di ricchezza vera, che è il diamante della ricchezza vera, che puoi vedere qui al mio fianco. Il diamante della ricchezza vera è composto fondamentalmente di due parti. Una parte, diciamo, il contorno che è la forma di un diamante e la parte interna che è il fiore della vita. Il fiore della vita che è il simbolo più antico che è stato ritrovato addirittura in certi templi egizi datati migliaia e migliaia di anni fa. Il fiore della vita, rappresenta la matrice che compone la realtà. Quindi quando dico la matrice che compone la realtà intendo come se fosse la maglia, il tessuto, come se potessi vedere i nidi d'ape di una camicia, per esempio, quella è la maglia che compone la camicia. Il fiore della vita è la maglia che compone la realtà. In certi stati di coscienza è possibile proprio vedere come la realtà sia composta da questa matrice. Sono esperienze molto belle che è possibile fare. Comunque tutta quanta la realtà è composta da questa matrice che è il fiore della vita. E il fiore della vita è all'interno del diamante. Il diamante rappresenta quel diamante che noi abbiamo più o meno all'altezza del timo, ed è il diamante che dentro di noi ci connette, diciamo, la parte nostra divina ed è la parte nostra creativa. Quindi, che cosa rappresenta quel diamante della ricchezza vera? Rappresenta come all'interno di noi c'è un qualcosa che crea la matrice della realtà circostante. Quindi, quando guarderai quel simbolo, quell'immagine, saprai, ti ricorderà sempre che dentro di te c'è una parte che crea la realtà circostante. E questo è un pochino il grande paradigma, il grande salto di qualità che puoi fare nel tuo pensiero nel momento in cui prendi coscienza del fatto che sei tu che crei la realtà. Invece, diciamo, quando le persone sono ancora in uno stato di inconsapevolezza e vivono in uno stato di inconsapevolezza, non vivono pensando che sono loro a creare la realtà, ma vivono pensando che sia quasi la realtà che vive loro, no? E quindi un po' il caso, che, diciamo, il destino, il caso, oppure sempre elementi esterni, come la scienza e le religioni ci hanno sempre insegnato, sono sempre cose esterne, per esempio Dio in alto nei cieli che ci determina quello che facciamo noi nella nostra vita, mentre in realtà siamo noi che creiamo la realtà circostante. Questo sposta completamente il centro del potere da fuori a dentro. In realtà, con diciamo, tutti quanti i nostri programmi e con in particolare il coaching energetico per la ricchezza, noi cerchiamo di aiutarti a spostare da fuori il centro di potere
all'interno, dentro di te, perché soltanto quando avrai ripreso il tuo potere personale potrai essere padrone della situazione e creare coscientemente e consapevolmente la tua realtà circostante. E quindi cosa dobbiamo imparare da tutto questo? Dobbiamo imparare due concetti fondamentalmente, finora abbiamo visto. Uno, appunto, il fatto che siamo noi a creare la realtà, e l'altro è che spirito e materia in realtà sono due cose unite. Cioè la materia è molto più spirituale di quanto si creda, e lo spirito, la spiritualità, è molto più concreto e materiale di quanto non si creda. E questo quindi ci aiuta dal punto di vista finanziario, nel senso che molte persone che fanno un percorso spirituale oppure che scoprono magari tutto il mondo delle banche, della corruzione, del complottismo che c'è in tutto quanto il mondo, quando scoprono queste cose iniziano ad essere un po' incazzate con il denaro, iniziano a essere un po' arrabbiate, iniziano a avercela con il denaro come se il denaro avesse il reale potere sulle nostre vite. In realtà dov'è che abbiamo visto essere il nostro potere? Il potere è sempre dentro di noi. Il denaro è soltanto una nostra manifestazione, e quindi nel momento in cui noi ripuliamo il denaro di tutte quante le emozioni che gli abbiamo appioppato sopra, in quel momento noi lo liberiamo da tutte quante le nostre emozioni e gli consentiamo di affluire nella nostra vita. Ora però c'è un concetto molto importante da comprendere, che io adesso ti sto parlando e tu stai comprendendo a un livello razionale quello che ti dico. Certo, c'è anche qualcosa che passa a livelli più profondi, però concettualmente tu hai compreso che il denaro non ha colpe, non è lui che ha il potere sulla tua vita, ma il contrario. Però questo lavoro bisogna anche interiorizzarlo, e questo è quello che facciamo nel corso di questo programma. Quello che dobbiamo fare è di fare questa unione tra ricchezza materiale e ricchezza spirituale dentro di noi, non capirlo soltanto mentalmente. Non deve rimanere un concetto, perché poi continueremo a manifestare una realtà in cui c'è separazione e quindi magari teniamo sempre lontano il denaro. Invece, nel momento in cui facciamo l'unione dentro di noi tra spirito e materia, per cui consentiamo, accettiamo, riconosciamo il denaro come quello che è, cioè un utile strumento di scambio e null'altro. Allora abbiamo liberato il denaro, abbiamo preparato il terreno per poter far arrivare il denaro nella nostra dimensione, nella nostra realtà.